quoziente di intelligenza può avere una persona che con una sola telefonata commerciale commette ben due reati? La storia che vi sto per raccontare sembra davvero una di quelle barzellette alla Fantozzi e vi assicuro che il tizio c'è, esiste in carne e ossa. E ora vi racconto che ha fatto. Per com'è la vicenda può sembrare lì per lì paradossale, ma scommetto che a ciascuno di voi succede almeno una volta al giorno ciò che è successo a me. Peraltro, se mi seguite fino alla fine del video, vi spiegherò anche un metodo efficace per farla pagare a questa gente. Che poi, questo che sto per dirvi lo avevo sintetizzato in un micro video su TikTok, ma la piattaforma me lo ha cancellato. Secondo TikTok incitavo molestie e atti di bullismo. Cose da pazzi, ho fatto ricorso, vedremo come va a finire. Quindi, l'unico modo per restare informati è seguire questo video e iscrivervi al canale. Dai, non voglio tenervi oltre sulle spine. Tutti pronti? Sigla! La legge. Allora, l'altro giorno ricevo una telefonata da un call center. Nel caso di specie il numero era questo, 353-398-9371. Magari segnatevelo se volete. Il tizio attacca in questo modo. Gentile signore, che poi quando attaccano con signore e non avvocato, so già che hanno preso il mio nome da un elenco qualsiasi e quindi non mi chiamano per lavoro e so già dove vogliono andare a parare. Ma ritorniamo. Allora, questo attacca. Gentile signore, da un controllo a terminale ci risulta che lei stia pagando una bolletta della luce superiore ai limiti imposti dalla legge. Prima bugia, non esiste un prezzo imposto dalla legge se siete nel mercato libero, come ormai gran parte degli utenti. Io però ho voglia di fare il polemico e gli chiedo di presentarsi. Chi è? E lui mi dice: chiamo da parte di tutela dei consumatori. Là mi si accende una lucina rossa in testa, faccio l'ingenuo e gli domando: e di grazia, cos'è tutela dei consumatori? E lui: un ente. È arrivato il momento di divertirmi. Tra 60 milioni di italiani il tizio ha beccato proprio me. Che sfigato! Allora gli chiedo: un ente di che tipo? Un'associazione, una fondazione, un authority, un ente governativo? E lui insiste: siamo tutela consumatori, come se non avesse sentito. Mi perdoni, gli faccio, anche se foste il presidente della Repubblica o il Papa in carne e ossa, non potreste vedere la mia bolletta, perché sarebbe un'illegittima violazione della privacy. Stareste commettendo un reato, ed è anche un reato presentarsi per un soggetto che non esiste. E veniamo a noi. Quali reati avrebbe commesso dunque questa persona? Innanzitutto, se è vero che ha la mia bolletta sotto mano, starebbe commettendo una violazione della privacy. Ma non è possibile che l'avesse. Allora, che sta facendo? Sta mentendo? È una truffa? La truffa richiede artifici e raggiri, troppo poco dire che ha la mia bolletta sotto mano. Se invece mi avesse rivelato altri dati, forse sì. Ma un altro reato lo stava commettendo, quello di sostituzione di persona. Si stava spacciando per un soggetto che non esiste, questo asserito ente di tutela dei consumatori. E tanto ci basta per querelarlo. Ma andiamo avanti con il nostro soggetto dal quoziente intellettivo pari a 1000. Quando insisto per sapere che tipo di ente sia quello di cui mi parla, chiaramente, con le spalle al muro, che fa? Mi chiude il telefono in faccia. Peccato che abbia registrato la conversazione e dopo ho inviato tutto al garante della privacy. In descrizione vi giro il link del garante, ma lo potete vedere anche in sovraimpressione. Potete segnalare tutte le telefonate di questo tipo, così che il garante poi multerà i relativi call center. Tanto ormai lo sappiamo, il registro delle opposizioni non serve a nulla e il garante è abbastanza impegnato già con ChatGPT. Altra domanda che mi avete fatto dopo che ho parlato di questo episodio sui miei profili social: ma avvocato, non ha commesso anche lei un reato nel registrare questo soggetto? La risposta è no. La Cassazione ha detto che è possibile registrare una telefonata all'insaputa dell'altro soggetto senza cioè doverlo informare di ciò o chiedere la sua preventiva autorizzazione. Quindi tutto legale. La registrazione della telefonata può essere anche usata per sporgere una querela. L'importante è che poi non la diffondiate sui social. Ora l'invito. Molti di voi mi hanno scritto: non facevi prima a chiudere subito la telefonata prima di lui e a non perdere tempo? Troppo facile, amici. Se tutti pensassimo a noi, questo mondo sarebbe sempre peggio. Quando ho segnalato questa telefonata, non l'ho fatto certo per me che ho perso un sacco di tempo, ma l'ho fatto soprattutto per voi e in particolare per quelli più sprovveduti di me, mi riferisco magari agli anziani, che cascherebbero sicuramente in questa trappola. Quindi amici, il mio invito è di segnalare queste telefonate, e questo per il bene di tutti, non solo per il vostro. È vero che sono tante al giorno, ma se lo fate almeno con una, questi call center che non rispettano la legge avranno vita breve. Il problema è che stanno lì perché nessuno si è mai davvero ribellato, se non con qualche post sui social. Alzatevi dalla sedia, non si fa una rivoluzione senza perdere almeno un minuto del vostro tempo. Questa è la legge.
Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.